Il Cosenza ha sbagliato un calcio di rigore. Possono partire le immagini. Sbaglia De Rosa dagli 11 metri. Centra il bersaglio Crippa su punizione. Quindi tocca ad Incocciati mettere il sigillo sulla vittoria del Napoli a spese di un Cosenza sbarazzino e allegro. Accade tutto nella ripresa dopo un primo tempo da sbadigli. In complesso, una gara senza grandi sussulti. È mancato il gioco, è mancata la festa. Le assenze di Alemão e Maradona, la limitata capienza del San Vito, il 3-0 dell'andata. Troppo per sperare in un bagno di folla e di entusiasmo. Napoli dimezzato e sperimentale, infortunati Alemão e Maradona, in panchina Galli, De Napoli e Silenzi. Gloria per tutti dunque, per Renica al rientro dopo 6 mesi di forzata assenza, per Venturin, buona la sua prova, schierato al fianco di Mauro, il migliore in assoluto, per Zola, lanciato nella mischia con la maglia numero 10, per Incocciati, chiamato a far coppia in attacco con Careca. Positiva in particolare la prestazione di Renica, apparso completamente restituito agli antichi splendori. Incompleto il Napoli, informazione largamente riveduta e corretta anche il Cosenza. Acciaccati Biagioni e Bianchi, fuori Marino, Mileti, Galeazzi e Marulla, Di Marzio ha approfittato dell'occasione per mettere a punto soluzioni nuove, schemi inediti. Primo tempo senza grande emozione, al 32esimo deve uscire alla disperata taglia la tela su Vivarini, lanciato a rete. A 3 minuti dal riposo è bravo Tontini a sventare una violenta bordata di Crippa. Ripresa su ritmi più elevati, spreca il jolly il Cosenza al 14esimo, poi il Napoli mette definitivamente al sicuro il risultato. Siamo giunti così in chiusura, rivediamo.